Oggi vi presento un dolce crudista. Ci tengo a dire che la ricetta non è mia, in genere le ricette che vi presento sono tutte frutto, diciamo, di un lavoro che faccio, nel senso che prima ci studio un pochino e poi vi propongo le ricette. Invece in questo caso è un dolce che io ho preso da un libro di cucina crudista e vegana, e quindi ci tengo a dirvelo. Allora, il dolce è un dolce alle carote e secondo me il risultato di questo dolce è buonissimo e quindi ve lo voglio presentare. Allora, il dolce sarà composto da una base e una glassa in superficie. Questi sono gli ingredienti per la base. Allora, per la base necessitiamo di delle mandorle tritate, della crema di datteri, per la quale ho fatto un video su come realizzarla, vi metto il link da qualche parte sullo schermo così potete andare a vederlo. Delle carote, queste sono carote, io per questa torta sto utilizzando tutti gli ingredienti di origine biologica. Queste sono delle carote che sono già state ben lavate e un pochino grattugiate in superficie, dell'uva sultanina, del burro di cocco che ottengo mettendo una lattina di latte di cocco in frigorifero per una notte e prelevando solamente la parte superficiale, quindi quella grassa, dell'estratto di vaniglia, delle noci del Brasile, spezie che sono cannella, chiodi di garofano, zenzero macinato, un pizzichino di sale, il tutto tritato in un macinacaffè, perché il chiodo di garofano in genere si trova proprio intero, quindi ho macinato tutto in un macinacaffè. Ho messo un pizzico per ogni spezia e un pizzico di sale. Perfetto, quello che dobbiamo fare ora è andare a ridurre in purea tutti gli ingredienti tranne le noci e l'uvetta. Quindi adesso vado in un robot da cucina, metto tutto assieme e ottengo una bella purea. Questo è il risultato che ho ottenuto. Una pasta bella morbida, ecco qui. Adesso vado ad aggiungere così intera l'uvetta sultanina. Dopo aver inserito l'uvetta ho tagliato al coltello le noci che avevo a disposizione nella mia ricetta e le metto così tagliate più o meno grossolanamente nell'impasto, ecco qua. Adesso vado a mescolare così a mano, distribuisco bene nel composto, dopodiché vi servirà uno stampo a cerniera. Io utilizzo uno stampo da 26 cm, ma anche da 25 va bene, insomma 25-26 cm. Perfetto, ecco qua. Prendo il mio stampo a cerniera, vado a distribuire tutto l'impasto, ecco qui. Lo distribuisco uniformemente sulla base della tortiera. Io spesso, quando non riesco con gli utensili, utilizzo le mani in cucina, che se ben pulite, secondo me, sono uno degli strumenti migliori da utilizzare. Ecco qua. Deve essere proprio bello uniforme. Eccoci qui. Adesso che è bello uniforme, lo vado a riporre nel freezer intanto che prepariamo la glassa. Ecco qui.
Allora, eccoci pronti con gli ingredienti per la glassa. Vi volevo dire che per la base, se la mettete nel freezer e avete la funzione quella power per accelerare il processo di, diciamo, di raffreddamento, utilizzatela pure. Quindi adesso noi prepariamo la glassa con degli anacardi, delle noci del Brasile, il succo di mezzo limone, scorza di arance, scorza di limone. Io qui le ho essiccate quest'inverno col mio essiccatore domestico, se ti interessa il video dell'essiccatore te lo metto qua. Poi c'è del burro di cocco, dello sciroppo di agave, della lecitina di soia e dell'acqua. E gli ingredienti li metto sotto nell'info box. Ok, l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è andare a frullare tutti questi ingredienti insieme. Allora, eccoci qui, la glassa da mettere in superficie pronta. Io la chiamo glassa, però non contiene neanche zucchero sostanzialmente. Quindi la mia base si è ben raffreddata, ovviamente non è ghiacciata, è stata solamente una decina di minuti in freezer. Vado a mettere la glassa sulla superficie della torta. La raccolgo tutta bene, perfetto, e la vado a distribuire uniformemente su tutta la torta. Ho distribuito uniformemente tutta la glassa. Prima di consumare questa torta va riposta in frigorifero almeno un paio di ore. Se provate questo dolce fatemi sapere, sono sicura che vi piacerà, perché è un dolce che si fa veramente in maniera molto veloce, è super goloso, non contiene zuccheri e secondo me vale veramente la pena di provarlo. Quindi vi saluto, vi ringrazio infinitamente, ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio tutti voi. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!